Eccoci qui, eccoci qui, buonasera a tutte le nostre amiche e a tutti i nostri amici, benvenuti e benvenuti a questo inizio di settimana con Arte Investimenti che ovviamente come al solito sarà dedicato all'arte moderna e contemporanea con, quanti sono alla fine? 21, 21. di cui una selezione espressamente consigliata. Una <ride> estremamente consigliata dal nostro Carmelo, che salutiamo e che inizierà la diretta in camera insieme a noi. Di là abbiamo il, 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 piccolo, il piccolo milanista. Come stai, piccolo milanista? Tutto bene, grazie. Tutto bene, tutto bene. bene. E poi abbiamo questa sera un centralino molto, molto speciale molto. che sarà. Tutto gestito dalla nostra Francesca. Buonasera eh. Pietro, buonasera a tutti voi. Grazie, grazie mille, buon lavoro. Allora, preparatevi perché avremo una settimana molto molto interessante, vi consiglio di essere insieme a noi eh, non solo stasera, ma davvero per tutto quello che è il nostro palinsesto. Vi regaleremo delle gioie molto interessanti durante il fine settimana, in particolar modo dal venerdì alla domenica. Stiamo decidendo Uh, un po' di sorprese, un po' di uh, cose particolari da farvi valutare anche per come dire, farvi un po' uh, divertire nelle nostre dirette e mi raccomando soprattutto per quello che sarà appunto l'arco uh, temporale del weekend, quindi dal venerdì alla domenica. In maniera più generale, in maniera più ampia, cercheremo ovviamente, come nostro solito, di mantenere sempre molto alta la, uh, il livello della nostra selezione e il livello della vostra attenzione, appunto, con opere uh, di, un certo, di una certa caratura, insomma, di una certa importanza. E questa sera insomma, iniziamo veramente molto, molto bene. Iniziamo, uh, potremmo dire, alla grande, perché insomma, alle mie spalle vedete già un duo. Uh, mica da ridere, da una parte abbiamo Ottone Rosai, dall'altra parte abbiamo un quadro di Salvo che è pazzesco. Ma um, andando a vedere poi spulciando, facciamoci un piccolo giretto, um, Carme, perché um, ci sono stati anche degli amici che si sono lamentati della mia, um, della mia postura. E dicono che sono, sto troppo seduto quindi stasera cammineremo. sai sì, cosa il e sono... No. Bravissimo, sì, 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 guarda, è esattamente la stessa cosa. Non sapevo che la cosa l'avessero detta anche a Gabri, eh, però mi hanno accusato di essere un giovane stanco, alla fine non è così. Eh. Però bisogna dire che ci sono persone ben più grandi di noi che, effettivamente, hanno una resistenza di molto maggiore. Questo dobbiamo assolutamente riconoscerlo. Caspita, bisogna riconoscerlo. Allora vi faccio fare una passeggiata perché dopo. Quei due grandissimi dipinti che avete visto e che vi segnalo subito sono al numero 5 e al numero 6. Il Rosai pazzesco, fra l'altro con un pedigree molto molto importante e poi c'è il bellissimo salvo dell'85. 85 se non sbaglio, Francia, me lo confermi? Nel 1985, esattamente. Sono due dipinti che chiaramente... Attrarranno l'attenzione di una parte cospicua del nostro pubblico, il Salvo insomma, sta vivendo in questo momento eh, un attualmente un momento di eh, estrema, estrema attualità. Fortemente ricercato, pittore internazionale, le cui quotazioni stanno andando veramente in su, quindi peraltro non è che stia inventando qualcosa di particolare. Sto raccontando, mi sto limitando a fare la cronaca di quella che è l'attualità del mercato dell'arte contemporanea, soprattutto per quanto riguarda appunto Salvo, che ripeto è richiestissimo. Tanto è vero che posso dirvi con un pizzico di orgoglio che tutto quello che avevamo di Salvo alla fine lo abbiamo praticamente liquidato, l'abbiamo praticamente fatto fuori. Ripeto, ancora una volta, specchio eh, di quella che ovviamente è la situazione, l'attenzione che il mercato internazionale gli sta dedicando. Ma non solo perché avremo eh, Biasio, avremo Rotella, abbiamo un pezzo interessantissimo di Arman, una cosa anche questa eh, estremamente selezionata, di grande, grande qualità, soprattutto dal punto di vista non solo da quello che... Meramente può essere identificato come il punto di vista qualitativo, quindi la piacevolezza e la bellezza dell'opera, ma anche e soprattutto da un punto di vista culturale. E poi attenzione perché ho dedicato proprio la settimana scorsa una parte importante del tempo televisivo a nostra disposizione eh, ad una artista che a me piace da morire, con la quale peraltro ho un rapporto personale molto eh, Molto positivo. Ecco, Franca Pisani è un artista che da un punto di vista tecnico, quindi da un punto di vista realizzativo e soprattutto da un punto di vista umano, ha una carica di positività veramente inusuale da ritrovare in altri esseri umani, in altri nostri simili. E come dicevo, anche da un punto di vista pittorico, le sue realizzazioni sono sempre di segno positivo. Difficilmente, difficilmente portano in sé quella negatività, quel segno negativo che molto spesso può essere anche dato da una eccessiva introflessione, un'eccessiva introspezione che magari molti artisti hanno e che porta molto spesso ad eccedere nella a tendenza alla rappresentazione di quello che può essere veramente un lato di riflessione tendente al negativo, tendente al. Eh, sicuramente non al segno positivo. E quindi Franca ci regala un panorama che è costantemente positivo, ma che non è attenzione, sciocco, non è il panorama del cosiddetto. Il classico Felicione, non è un artista felicione, non è un artista leggera, non è un artista frivola, anzi, tutt'altro. Eh, è un artista di grande approfondimento, è un artista di grande cultura, è un artista che è, è stata dagli esordi della sua carriera estremamente protagonista e profondamente protagonista dei suoi tempi, delle evoluzioni politiche, sociali, storiche, economiche eh, che, insomma, negli ultimi trent'anni... La storia d'Italia e la storia personale di Franca Bisani hanno attraversato e che poi se andiamo a ben vedere in un certo senso si riversano poi, le riusciamo a leggere molto facilmente all'interno di quella che è la sua produzione. Qui abbiamo una delle sue opere più importanti, l'omaggio alla mitica figura di Matilde Serao, peraltro credo che sia stato esposto, giusto, viene proprio dalla mostra di Castel dell'Ovo. Esattamente, quindi sicuramente eh, la gran parte del nostro pubblico, esattamente come lunedì scorso, ha risposto in maniera immediata, in maniera molto positiva e con uh, un certo entusiasmo proprio nel riuscire a collezionare determinate opere eh, della nostra Franca Pisani, andando a confermare quell'opera importantissima proveniente dalla Biennale. Insomma, diciamo che sono abbastanza sicuro, sono abbastanza persuaso del fatto che quest'opera in particolare eh, possa essere chiaramente una delle più attenzionate, una delle più, eh, come dire, una di quelle messe sotto la lente di ingrandimento. Vorrei però fare anche un piccolo invito al collezionismo, alle opere di Franca Pisani, per chi eventualmente, magari collezionisti giovani come noi, eh, che vogliono avvicinarsi all'opera di una delle protagoniste indiscusse e indiscutibili di quella che è l'arte contemporanea europea negli ultimi 30 anni vi voglio segnalare immediatamente questo gioiellino che noi troviamo al numero 18 che ovviamente, faglielo vedere grazie Carmelo che ovviamente ha un prezzo super contenuto, super contenutissimo altrimenti non lo avrei segnalato come invito al collezionismo come primo step per la creazione di una raccolta che magari può essere anche specifica, diciamo da intendersi quasi come monografica no? sulla figura di Franca Pisani. Questo è uno dei suoi gioielli più marcati, più evidenti, poi nella dimensione del 13x18, eh, peraltro attenzione perché come vedete nella scheda eh, gli smalti sono Applicati, sono utilizzati su quella che è la tela di la tela, perdonatemi, sembra un po' uno scioglilingua la tela di lione la seta di lione, perdonami sulla seta di lione che è un supporto è un materiale utilizzato come supporto che rende particolarmente interessante soprattutto quella che è l'ultima produzione di Franca Pisani quindi le sete di Lione sono sempre, sempre estremamente ricercate, uh, stanno avendo un successo incredibile. Perdonatemi, prima vi ho parlato di smalti, è un, uh, un errore, un lapsus, perché sono ossidi e lacche, quindi anche qui c'è un. Uh, Uh, c'è un passaggio ulteriore dal punto di vista dell'utilizzo dell di una certa tecnica e questo è sicuramente uno dei gioiellini più interessanti della nostra serata, anche perché come poi andrete a verificare al centralino, ha un rapporto qualità-prezzo veramente molto 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 avvicinabile e mai come ora vi uh, consiglio, anche perché la scorsa settimana uh, ho condiviso con voi e, uh, Chiaramente con l'avallo della nostra Franca, che sono, quelli che sono gli avvenimenti futuri, quelli che saranno i prossimi eventi che la riguarderanno. Vi ho detto che c'è già entrata nella collezione del Palazzo dei Congressi di Firenze una sua importantissima scultura, proprio su, come dire, su richiesta esplicita del presidente del Palazzo dei Congressi di, um, di Firenze. Eh, abbiamo, ve lo dico, eh, eh, premio alla carriera e mostra nel Museo del Tessile di Chieri a Torino in concomitanza con Artissima a novembre del 2021. La scultura è già a Palazzo dei Congressi e poi chiaramente occhio perché abbiamo tutta una serie di programmazioni. Conveni in America, Giappone, Cina, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, credo che sia un, uh, un anno il 2021 che per quanto riguarda l'arte contemporanea italiana si svolgerà ovviamente nel segno e sotto il nome di Franca Pisani, ma non solo, perché abbiamo la mostra storica anni 70 a, ehm, al DAV, la documentazione di arti visive di Soresina, che eh, partirà proprio dal, eh, dall'aprile del 2021, quindi dall'aprile di quest'anno. Beh, amiche ed amici, se noi dovessimo andare ad analizzare <coughs> e a come dire cercare di dare un senso a quelle che sono le opere esposte questa sera per quanto riguarda la sezione dedicata a Franca Pisani, dovremmo ovviamente, ovviamente, tutti constatare che sicuramente questo è il momento più adatto, migliore, più intelligente per avvicinarsi appunto alle opere e al catalogo di questa importantissima artista, di questa importantissima pittrice e scultrice perché non ricordiamoci che eh, l'esperienza L'esperienza pittorica, l'esperienza artistica di Franca Pisani non si riduce, usando un termine molto improprio, quello di riduce, non si limita alla sola indagine pittorica, ma come abbiamo imparato a vedere nel corso dei lunghi anni che ormai la vedono come protagonista del mercato, della critica, delle mostre, delle esposizioni in Italia e in Europa, Franca è una delle più attive attente, attentissime scultrici che oggi possa offrire il panorama europeo. E questo credo che sia un altro concetto veramente molto ovvio, ma a volte, attenzione, perché le cose più ovvie molto spesso ci sfuggono, eh, ci sfuggono di mente. Quindi eh, per quelle che sono le condizioni eh, delle, dei futuri avvenimenti immediati che riguardano la Franca, per quelle che sono le attuali condizioni del mercato che riguarda chiaramente sempre Franca Pisani, eh, io vi consiglierei di essere molto precisi e molto puntuali sulla scelta delle opere da portare in collezione, da portare in casa. E ovviamente, allora, io sono terribilmente affascinato, giusto per dare ancora una volta ragione a chi dice che, nonostante la gioventù, io e Gabri siamo i più stanchi di tutta questa azienda, <ride> mi accomodo qui in mezzo a queste due cose. Devastanti, devastanti. Questi sono il dittico e l'ultimo dipinto, che è quello che poi chiude la nostra selezione di questa sera. Dovrebbero essere più che in casa di un qualche nostro fortunato cliente, in uno dei grandi musei del polo museale italiano che analizzano in maniera specifica tutto ciò che è succede dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri cioè parlo di, uno, di una delle grandi gallerie d'arte moderna e contemporanea che fortunatamente in Italia abbiamo questi sono uh, due elementi sono due testimonianze sono due manifestazioni secondo me di quella che è la grande esperienza la grande... usare il termine maturità per Franca Pisani è, 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 è quasi diabolico no? <ride> ti, fa, ti fa quasi eh, come dire accaponare la pelle, però in questa nuova evoluzione, in questo nuovo step, in questa nuova ricerca che è palesemente esplicitata appunto nelle due opere che vediamo proprio in chiusura del nostro set, dobbiamo effettivamente rimarcare, dobbiamo effettivamente evidenziare il raggiungimento di un nuovo step di maturità, di una nuova maturazione, di un'ulteriore grande e importantissima maturazione. E poi voglio sottolineare un altro aspetto che molto spesso ci dimentichiamo di valutare eh, nell'analisi nell di un artista contemporaneo, di un artista vivente. E se voi andate ad analizzare in realtà tutte le opere di Franca, ma in particolar modo le ultime due, quelle con cui appunto noi chiudiamo, chiudiamo il nostro set, cioè, sì, andiamo pure sui quadri, grazie Carne. C'è una ricerca di quell'equilibrio formale, organizzativo, che poi è chiaramente finalizzato a cosa? All'ottenimento di un risultato estetico finale di grande perfezione formale. Bene, questa ricerca di equilibrio, questa grandissima attenzione dedicata appunto a questo equilibrio formale di cui parlavamo pochi secondi fa, nelle opere dell'ultimissimo ciclo, nelle opere, soprattutto come abbiamo detto, quelle legate alla mostra di Castel dell'Ovo, dedicata alla figura di Matilde Serrao, raggiungono, secondo me, il massimo livello di tutto quello che è fino ad ora il catalogo di Franca Bisani. Quindi, un artista che costantemente in evoluzione, in continuo movimento, che ha, uh, usando un termine, prendendo in prestito un termine che Restani usa per, uh, per Marcello lo Giudice, è una figura estremamente tellurica, estremamente vulcanica. E attenzione perché al riuscire ad avere questa grande capacità di movimento, questa forza cinetica impressionante all'interno dei suoi dipinti, non è facile da riuscire come dire, a coniugare con quello che poi è l'elemento fondamentale della sua ricerca, cioè il segno. Segno che ritorna importantissimo anche e soprattutto, ecco qui state eh, valutando appunto quelle che sono le... Ehm, Oddio, le immagini dell'ultima mostra di Castel dell'Ovo, esattamente, quindi potete anche farvi un'idea della qualità dello spazio espositivo a cui è stata, eh, in, nel quale è stata chiaramente invitata, qualità peraltro anche di quello che è l'allestimento espositivo. Peraltro proprio in, immagini, ecco, proprio in una delle ultime immagini avete visto passare il... Come? Sia... L'omaggio a, a Matilde Serao Stasera piove. Sì, no. <ride> Lettere di un viaggiatore. L'omaggio a Matilde Serau al numero 19. Ma attenzi... eccolo qui. Ma attenzione perché avete avuto l'opportunità di vedere scorrere fra le immagini anche il dipinto numero 21. Quindi, pubblicati, esposti, tutti e tre. Giusto? Anche il dittico. Non vorrei, non vorrei sbagliarmi. Per esempio. Perfetto. Esatto, esatto, esatto. Esposti e pubblicati tutti e tre provenienti dall'ultimo grande evento espositivo che si è concentrato, che ha dato il suo focus proprio sulla figura di Franca Pisani in una sede istituzionale. Quindi eh, questo ve lo abbiamo sempre detto, mm, lo ha detto Franco dagli inizi della sua carriera eh, ed è poi ciò che ha, diciamocelo chiaramente, insegnato tutti noi che abbiamo poi intrapreso questo tipo di carriera, questo tipo di lavoro, questo tipo di esperienza professionale, bisogna sempre ricordarsi della grandissima differenza esistente fra... Eh, sì, anche Clea si è divertita sabato pomeriggio a, a, scoprire tutte queste, a scoprire tutte queste novità che il buon Carmelo ci ha donato. <ride> una sorta di messia dall'alto. Ritornando al nostro discorso vi dicevo da sempre chi fa il nostro mestiere in maniera seria, in maniera attenta, in maniera professionale vi ha sempre detto lezione che poi voi avete metabolizzato tranquillamente, che avete riapplicato anche in contesti commerciali che vanno fuori da quello che è l'impegno televisivo. Che c'è sempre da fare una Attentissima differenza fra quelle che sono le mostre istituzionali e quelle che sono le mostre di galleria. Ora è vero, molti di voi diranno, beh, ma ci sono delle mostre in galleria che per certi versi sembrano avere quasi la stessa importanza delle sedi istituzionali. Sì, sì, questa è una cosa. Eh, che in un certo senso possiamo anche condividere, però quando parliamo di queste gallerie, di quali gallerie parliamo? Neumann New York, Leo Castelli, eh, Sacci, eh, Gagosian, l'Opera eh, Gallery, eh, la Chris Contini Contemporary Art, a Meferra a Londra, cioè, sono queste le gallerie che fondamentalmente contano. E eh, parliamo... Di definire le gallerie è veramente riduttivo perché in realtà questi sono dei veri e propri centri culturali, per le opere che lì dentro passano, per gli studiosi che chiaramente partecipano poi alla creazione delle varie mostre, dei vari cataloghi, eccetera, eccetera. Quindi, non sono gallerie che hanno come unico obiettivo l'incasso mensile. Hanno una dimensione talmente proiettata su un collezionismo internazionale per cui fare galleria equivale a fare cultura. Ma non è questo una, come dire, una stella che possiamo dare, un riconoscimento, una, una legion d'onore che possiamo dare a tutte le gallerie. Cioè, se eh, la galleria di Fiuggi che vende le cose al. Ehm, ai mercatini estivi, ai turisti, dovesse fare una mostra su Franca Pisani, sarebbe chiaramente un evento con un catalogo, ma non sarebbe assolutamente paragonabile all'evento che può essere organizzato da Leocastelli, Contini, eccetera, eccetera. Quindi o come gallerie private prendiamo come punto di riferimento questi grandi nomi di cui abbiamo parlato, o tutte le altre mostre che vengono organizzate in giro per il mondo, per l'Europa, per l'Italia, eccetera, eccetera, sono da considerarsi come mostre di tipo commerciale. Quando noi abbiamo invece l'opportunità di pescare dal mazzo della mostra istituzionale, che quindi non ha alla base, cioè alla base della creazione di quella mostra, non c'è una gota di galleristi, di mercanti che decidono di fare un'operazione, ma c'è un comitato scientifico, un comitato direzionale che non ha nulla a che fare con le gallerie che poi magari trattano Franca Pisani piuttosto che tutti gli altri artisti che sono stati esposti durante quel breve ma comunque intensissimo periodo di programmi espositivi a Napoli, e a Castel dell'Ovo. Fianco c'era la Marina Abramovic, peraltro. Cioè, consideriamo che l'ambiente politico-culturale napoletano, quindi l'establishment culturale napoletano, che insomma non è proprio di quarta-quinta o fascia, anzi, io direi che l'ambiente culturale napoletano è un ambiente di primissima fascia, di primissima eccellenza. Scevro da qualsiasi forma di coinvolgimento con istituti privati, gallerie, case d'aste, mercanti, eccetera, eccetera, decide che in un dato periodo, nelle sedi istituzionali più importanti, che quel momento Napoli, la città di Napoli, mette a disposizione della promozione dell'arte contemporanea, decide di mettere, perdonate il gioco di parole, in contemporanea, da una parte Marina Abramovic e dall'altra parte Franca Pisani. Ora, guardate, io non voglio. Uh, insegnare non voglio come dire elevarmi uh, sopra nessuno di voi senza essere particolarmente come dire presuntuoso però, però il mio dovere è quello di ricordarvi che soprattutto nel mondo dell'arte contemporanea, del collezionismo e del mercato dell'arte contemporanea quando si hanno a disposizione, quindi quando possono essere acquistate, delle opere che provengono, che hanno fatto parte dello scheletro, della struttura fondamentale di un percorso espositivo pubblico su un certo artista, non comprarle è da sciocchi. È l'errore più incredibile che un collezionista possa fare. Sono quegli errori che nessuno di noi me e voi compreso, credo abbia mai compiuto neanche dopo i primi mesi di eh, come dire, eh, attenzione o di interesse al collezionismo. È una legge talmente ovvia, ma talmente importante, da non poter essere dimenticata, amiche ed amici. Quindi il gioiellino lo prendete o non lo prendete, questa è una cosa che sta poi alla vostra intuizione, che sta poi alla vostra inclinazione. Ma, amici miei, eh. Una, due e tre sono per questa sera, per Franca Pisani, per chi sta intelligentemente acquistando e investendo in quest'artista, le tre opere fondamentali, le tre opere che aspettavate, e non dovete perderne neanche una. Non dovete perderne neanche una perché, ripeto, per chi ha la fortuna per chi ha avuto la capacità, per chi ha avuto il, come vogliamo chiamarlo, sesto senso di seguire Franca dagli inizi della sua carriera fino ad oggi, beh, queste, amiche ed amici, rappresentano le più esclusive opportunità che Arte Investimenti possa in questo momento offrire. Direttamente da Castel dell'Ovo a qui. Le potete confermare, ve le guardate, le scegliete, decidete se acquistarle o se non acquistarle, questo sapete perfettamente che vi è garantito. Però... Come? Sì, questo magari possiamo anche mandarlo in onda. Guarda, ancora qualche secondo perché vorrei veramente eh, sentire tutta la vostra partecipazione nell'immediato. Sono dei gioielli che Gabriele ha deciso di mettere a disposizione dei nostri clienti migliori. Anzi, io dovrei. se fossi una persona diversa, dovrei chiamare per nome quei tre o quattro amici che conosco personalmente e che hanno già tantissimo di Franca Pisani, che continuano a comprare giustamente tantissime opere della nostra artista e che quindi hanno già un percorso ben delineato di conoscenza di collezionismo per quanto riguarda questa importantissima parentesi. Ma amiche ed amici, non fate l'errore di perdervi quelle che secondo me al momento sono le tre opere più importanti di Franca Pisani che possiamo mettervi a disposizione. Poi è ovvio, rimane anche quel gioiellino lì al numero 18, ma quello che voglio sottolineare, davvero mettendoci la faccia, amiche ed amici, ed è una cosa che non pensavo potessi dire nel mondo del, del contemporaneo, però qui mi viene veramente molto facile metterci la faccia, metterci tutta la mia personale e professionale presenza, perché, guardate, più facile di così si muore, più fa per me che sono alle primissime armi, eh, in maniera continuativa, con quello che è questo tipo di mondo, questo tipo di collezionismo, questo tipo di storia dell'arte, eh, questi tre quadri sono di una facilità veramente imbarazzante. Cioè, soprattutto mh, non voglio dire tanto da comprare, da confermare, perché su questo eh, siete... Talmente capaci di andare su con le vostre gambe, per cui, come molto spesso ho detto, ci sono dei quadri per cui la nostra figura potrebbe quasi non essere richiesta. Ma vi parlo proprio di facilità nel poterli trattare, argomentare e consigliarveli, soprattutto perché la positività del prodotto, permettetemi di esprimermi in maniera un po' no? come da, da libro <ride> della finanza, da libro de, di, di commercio l'importanza del prodotto è veramente ai massimi livelli ed è questa poi la qualità di prodotto che un collezionista deve andare a ricercare per carità poi io non vi dirò mai se dovessero chiedermi ah ma c'è un'altra opera di Franca Pisani che però non è esposta a Castel dell'Ovo che mi ha proposto quella galleria io sono molto molto onesto e ho già, credo di aver già dato prova con molti amici e con molte amiche di questo mio lato, quando gli oggetti d'arte, dipinti, sculture, disegni, mobili, mobili di design, un oggetto d'arte può anche essere eh, la che posso dirvi? La poltrona Vassili, no? la mitica Broyer, Tanto per intenderci, può essere eh, una poltrona di cassina, può essere una eh, seduta. A, Uh, ponti, insomma ce ne possono essere veramente tantissime, un salottino di scarpa, anche quello è un oggetto d'arte. Ogni oggetto d'arte, giusto di qualità, con un buon pedigree, con un'ottima conservazione, ma che soprattutto si porta dietro un prezzo che è veramente conveniente, voi lo dovete comprare, indipendentemente che sia Arte Investimenti a proporvelo o Christie's New York. Quindi io non vi dirò mai no alle altre opere di Franca Pisani, anzi vi darò sempre il mio appoggio e chiaramente a patto che quelle opere abbiano tutte quelle caratteristiche di cui abbiamo fin qui parlato. Però ecco amiche ed amici, queste, queste tre nello specifico eh, sono tre realizzazioni a cui fossi in voi pensando, certo innanzitutto col cuore perché devono piacere, ma insomma <ride> credo che sia abbastanza difficile che tre cose così non... Non piacciono, non possano piacere, non possano da un punto di vista veramente estetico accattivare l'osservatore, ma eh, vi parlo soprattutto pensando col portafoglio, che poi è uno degli aspetti preponderanti eh, nel collezionismo di arte contemporanea, nel collezionismo e nella raccolta di autori viventi, no? Eh, mi pare di capire che. Per molti di voi, l'aspetto giustamente l'aspetto dell'operazione commerciale insomma, non è secondario, Carmelo, ma è giusto così. Bravo, allora questa è una cosa. Io l'ho sempre detto: la televisione ha una caratterizzazione che è estremamente democratica da questo punto di vista e questo è un punto di differenziazione importante con le gallerie, ve lo dico da gallerista, mm? e ve lo dico, ma io ve l'ho sempre detto, signore e signori, cosa vi ho sempre detto? Se entriamo in tre persone diverse nello stand di un qualsiasi gallerista che si parli d'arte antica o di arte contemporanea e chiediamo il prezzo dello stesso oggetto, fidatevi che veniamo fuori in tre, con tre prezzi diversi. Quindi numero uno... L'ampia caratterizzazione democratica della televisione sta nel fatto di assicurare il solito prezzo per tutti, ok? Punto primo. Punto secondo, come dice giustamente Carmelo, che pur da regista, ma da quanto è Carmelo che campi nel mondo di questa 30 anni? Eh? Ok? Quindi hai visto tutti, hai visto me, Franco, Alessandro, Toni. Eh beh, so. Sì, sì. No, no, parlo. Eh, tu, ecco, tu credo che tu abbia fatto. Eh, fino a me praticamente tutti gli storici di, di, della vecchia azienda. Tutti, tutti. Gigi, papà di. Papà di Toni, il principe. Quindi, insomma, ci hai, ci hai coccolati tutti. <ride> ci hai coccolati tutti. Quindi eh, l'altro elemento, come giustamente diceva il nostro Carmelo, che No, frequenta questo mondo da un po' per quanto da, da dietro una telecamera. Ma ha, ci ha sentiti chiacchierare tutti per ore. Se dovessi mettere insieme il tempo, se tu dovessi mettere, io sono curioso di capire, se tu mettessi insieme il tempo in cui ci hai sentito chiacchierare, quanti anni di vita sarebbero? Professionalmente, metto insieme le ore per non Eh, beh, no, no, Carmel forse. Forse, forse Angelo, te lo ricordi? Angelino, il mitico? Sì, più o meno. Esatto. E quindi anche il buon Carmelo, cosa vi dice? La differenza fra la televisione e la galleria è che il gallerista, quando giustamente ha tre opere così, appena sa di averle in mano, di averle acquistate, di, essere, di aver chiuso il contratto di affidamento, di consignment, eccetera, eccetera, Chiama o il suo cliente o i suoi tre clienti specifici e dice: Guardate, io queste tre cose domattina ve le porto. E quindi il resto del pubblico della galleria, anche banalmente chi passa, guarda la vetrina, guarda il negozio, dà un occhio dentro, molto spesso non le vede neanche. Cioè, molto spesso opere di questa qualità dentro gli spazi espositivi delle gallerie non ci arrivano neanche. Ecco che la televisione, e in questo dobbiamo riconoscerle un valore assolutamente unico e una capacità veramente unica, non solo ha questa importantissima democrazia del prezzo, che insomma è una cosa fondamentale, ma la televisione dà l'opportunità a chi magari non ha, ma banalmente anche a chi non ha il tempo, perché guarda che per andare in una galleria ci vuole del tempo, tu pensa al manager, tu pensa all'imprenditore, al professionista, all'avvocato, al notaio, eh, che lavora magari dalle 8 di mattina alle 11 di sera. E che vorrebbe, avere, vorrebbe possederlo quel tempo no? per andare, girare per gallerie. Infatti, poi li vedi che appena hanno la settimana di vacanza, Chiusi eh, Storische Museum, National Gallery, cioè vanno in giro per l'Europa e per il mondo per musei. Ne conosco tantissimi. Quindi, ma c'è anche magari chi non ha. Non si sente a suo agio di entrare in una galleria, Carmelo sono in tantissimi. Eh. Poi soprattutto in... Ma in tantissimi. Ma entro, non compro. Mm. Esatto, anche quella è una cosa che molto spesso mette un po' l'avventore in soggezione, dice cioè, ah no ma io vorrei entrare solo per guardare, eh, magari poi se entro non compro se la prendono. Allora guardate, a me questa è una cosa che non è mai importata particolarmente perché comunque parto dal presupposto che... Vendiamo cose di un certo tipo non è come qualche decennio fa che entrava l'americano e ti staccava i 10.000 dollari per comprarti il quadro. Ora è giusto che c'è cioè, chi entra, vede, valuta la galleria, valuta il personaggio con cui chiacchierare, magari prima di comprare un oggetto ci ritorna altre 10 volte, eh? cioè, ma come giusto che sia. Però ecco, la televisione ti dà l'opportunità di saltare tutti questi preliminari. Ed è di una comodità incredibile e ripeto, soprattutto vi mette molto spesso nelle condizioni di vedere e di poter valutare voi comodamente da casa delle cose che i galleristi non mettono neanche in vetrina perché giustamente conoscono lo storico della loro clientela, sanno che c'è eh, Pietro Quatriglia Venneri a Cremona che è un appassionato collezionista di Franca Pisani, quindi Carmelo appena prende queste tre opere cosa fa? Alza il telefono e dice, sai Pietro mi sono arrivate queste cose, ma cosa faccio? Eh, passo a trovarti domani e te le faccio vedere, oppure passo in galleria che te le ho messe da parte? Anche perché, a differenza della TV, il meccanismo del gallerista che chiama il cliente e dice... Ti ho messo delle opere da parte, già mette la trattativa su un certo binario. Più il, il cliente si sente importante, eccetera, eccetera. Quindi alla fine di tutto, amiche ed amici, che cosa ne diviene? Che in una galleria è possibile che queste cose non le vediate mai. In tv assolutamente sì. E con un prezzo che è lo stesso per tutti. Guardate che questa non è una sciocchezza, amici cari, questa non è per nulla una sciocchezza. E guardate che poter valutare, partendo tutti dalla solita fila, quindi uh, pit lane, tutti in pole position, tutti dallo stesso punto, tre opere così importanti di Franca Pisani non è cosa da tutti i giorni. Eh, sicuramente arte investimenti nei suoi undici anni, perché quest'anno è l'undicesimo, giusto? a 14 anni diventa perseguibile per legge <ride> <ride> allora, beh, questo <ride> mi disse mia madre a ah, 14 anni, la mattina dei miei 14 anni mi disse, occhio che diventi perseguibile per legge da stamattina allora eh, <ride> che insomma, detto da lei che di mestiere non è che faccia proprio la contabile ecco ti mette, ma ti mette la tranquillità giusta no? <ride> allora Stavo dicendovi... Che... Scusami Pietro, se ti interrompo, nel frattempo è stata prenotata l'opera di Franca Pisani alla numero 18. Eh, guarda, questo mi rende molto molto felice perché sai cosa spero? Poi mi dirai sì o no? Che sia un nuovo amico o una nuova amica. Vedi? 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 Cosa ti avevo detto? Cosa avevamo detto Francia all'inizio della nostra diretta? Questo è un gioiellino per un nuovo collezionista. Grazie. Davvero quindi lo mettiamo di là, ritorniamo eh, come vi dicevo la uh, cosa veramente veramente importante è davvero considerare che nei suoi 11 anni di attività eh, insomma arte investimenti ve lo potrà confermare anche Francesca che è qui dal giorno 1 ha curato e trattato Franca Pisani se sì, eh? <ride> al varo della nave <ride> meno male che non c'era il vescovo di Fantozzi <ride> no, 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 no. vadi contessa vadi <ride> quindi eri tu la serbelloni mazzanti vien dal mare di turno vedi <ride> insomma come potrà confermarvi anche la nostra Francesca noi Franca Pisani, credo, che da un punto di vista di incidenza dei numeri e di qualità delle opere, beh, siamo l'azienda numero uno in Italia ad averla trattata. Credo che su questo insomma, possiamo essere tutti ampiamente d'accordo. Quello che voglio dirvi è che se andiamo a come dire, riavvolgere il nastro dei ricordi, non sono tantissime le occasioni in cui noi come azienda vi abbiamo proposto tre pezzi del genere. E poi l'altro elemento significativo, estremamente significativo, che vi chiedo di continuare a confermare anche in questo momento, in questo trend, è stato sempre quello di vedere le opere, rare in realtà, rare, rare provenienti dalle mostre nazionali ed internazionali, essere tutte, ma proprio tutte confermate, hanno tutte trovato una collocazione in collezione privata. Ma questo, amiche ed amici, perché voi mi insegnate che le opere esposte, pubblicate, note al grande pubblico delle mostre istituzionali sono le più importanti no? È come eh, faccio un esempio per essere un pochino più preciso perché eh, sicuramente questo è un esempio che voi centrerete in maniera immediata e che è, è trasportabile proprio su Franca Pisani. Quali sono i buonalumi più importanti? Quelli della mostra di Darmstadt. Ok? Cioè, oggi sappiamo che sul mercato, per quanto magari molti di voi potranno dire, ah, ma sai, in questo momento eh, Bonalumi, Castellani, stanno avendo un minimo, un minimo di flessione. Ma guardate, amiche ed amici, sono cose fisiologiche a questo tipo di mercato. Però se noi oggi andassimo a chiedere ai grandi esperti del mercato internazionale quali sono. Le opere di primissimo livello, quali sono i quadri di Bonalumi che non si possono perdere, beh, tutti vi diranno se li trovi quelli che hanno fatto la mostra di Darmstadt. Amiche ed amici, sono introvabili le opere di Franca Pisani delle precedenti mostre. Noi ne abbiamo pochissime, credo che quelle di Cassino siano quasi tutte esaurite. Giusto per darvi, no? per darvi un riferimento. La mostra di Castel dell'Ovo, l'ultima grande mostra napoletana, che peraltro, attenzione, chiude la stagione espositiva partenopea proprio con Franca Pisani. La stagione espositiva del Castel dell'Ovo si chiude proprio a settembre con l'ultima grande mostra che è quella dedicata a Franca Pisani. Bene, l'evento espositivo di Napoli... Potremmo definirlo con le giuste differenze, con le equilibrate differenze, come la mostra di Darmstadt per Bonalumi. Quindi non comprare nel momento in cui si ha l'opportunità di poterle prendere, comprare, afferrare in maniera fulminea le opere che provengono da questa mostra è un grandissimo e gravissimo errore. Vi facciamo vedere, possiamo farglielo vedere? Mi sentono mentre scorrono le immagini? Bene, restiamo un attimo qui. Possiamo mandarlo un attimo il contributo di questa mostra importantissima, ma vi ruberemo, sono pochi minuti, allora vi ruberemo tre minuti, ma per farvi avere, per chi eventualmente se la fosse persa, un'idea precisa di che cosa è stata questa importantissima mostra. Se non vi bastano le mie parole, se non vi basta la mia assicurazione, se non vi basta come vi ho detto qualche minuto fa che io ci metta la faccia, faccio parlare le immagini. Ci vediamo fra pochissimo, grazie. mi ha colpito eh, in queste opere eh, è proprio l'indicazione che tu proponi in maniera energica della flessibilità, eh, la flessibilità dei materiali che diventa la flessibilità mentale. Eh, come ci sei arrivata? È stato proprio un bisogno mentale, fisico, volevo eh, dimostrare a me stessa che esiste Un'altra possibilità di vita e questa è una, è una cellula nuova, una cellula artistica nuova che eh, si è creata piano piano, è chiaro dal macro, perché al macro avevo iniziato però con più, non dico frivolezza, con più eh, voglia di, di esteriore. Posso dire che al macro sentivi ancora la necessità della materia alla Burri. Sì, c'era la materia, esatto. Qui invece ho smaterializzato e costruito però uno spazio, smaterializzandolo. E mh, da non, diciamo che non è che si fa in due minuti. Queste opere hanno bisogno di una struttura forte e la senti, lo senti che c'è, questa congiunzione siderale ma umana, io la chiamo così. C'è molta umanità, c'è molta umanità come c'è una straordinaria umanità in questo ritratto che è fatto di due colori, uno scritto e un'anima. È vero, un po' alla poesia visiva. Siamo davanti a questa persona ma siamo davanti alla sua scrittura e siamo davanti a un quadro, tre cose che si uniscono magnificamente. Poi lei è veramente la mia ispiratrice di tutto, mi ha aiutato proprio come se avessi avuto la mano di Matilde a fare queste nuove opere, ve lo posso garantire, perché ho capito quanto era profonda nella sua eh, civetteria, perché lei era una donna anche che amava le barzellette, amava criticare, lei a Roma faceva i salotti. E però nello stesso tempo profondissima, umana. Ecco, l'umanità deve essere così. Chi ha organizzato eh, questa mostra, eh, lo dico con orgoglio, e che ha aiutato Franca proprio a realizzarla, a pensarla, è stata Marzia Spatafora che è l'organizzatrice della mostra e anche l'ideatrice in un certo senso, in collaborazione naturalmente con l'artista di questo a nuova realtà. In effetti ho curato il progetto espositivo collaborando prima con Franca per capire come si doveva muovere questa mostra. Mostra eh, difficile perché il, il, il confronto, il dialogo è con una grande persona eh, giornalista e scrittrice che è la Serao, per cui eh, la cosa era complessa, però noi sappiamo che Franca affonda le sue radici nella poesia visiva. Quindi usando la poesia visiva ha fatto queste, queste grandi opere. Un'altra cosa alla quale io ho dato molta importanza è la parte... Ehm l'ecologia perché Franca ha dato sempre importanza a questo aspetto che spesso viene trascurato. In questa mostra ehm, ci sono tre momenti importanti che sono prima l'ingresso ehm, che è dedicato alle sabbie che sono i primi suoi lavori e che mh, rappresenta il momento storico perché mh, si riferisce, c'è una scultura che addirittura è stata esposta al Marino Marini e le altre opere che sono state esposte al Macro di Roma. E poi si passa al. Alle alla seconda stanza dove c'è, ehm, è dedicata alla terra, al vulcano, alle viscere di Napoli, come un, il titolo di un grande romanzo della, della Serao. E si continua poi col grande protagonista napoletano che è il mare, e dove siamo noi e quindi c'è questo telero che racconta la storia della, della Serao e si chiama Pagina azzurra. Che è stato appunto un suo romanzo importante. Questo so secolo digitale ci deve portare anche ad essere umani, non solo uh, macchine. Noi siamo soprattutto persone che hanno bisogno di un contatto con la realtà. E la realtà è, ecco che è in questi globi, io li chiamo così perdonatemi, questi globi che non si uniscono, che cercano di andare uno contro l'altro, uno per l'altro e continua e continua. Che continuano a vivere, che continuano ad evolvere come è necessario per il genere umano. Eh, grazie a Marzia, grazie a Franca e, a e grazie a Carmelo. Che spettacolo Napoli poi ragazzi, mamma mia, eh? super città, veramente super super città, io l'adoro. Allora, vi abbiamo da starita? Ah ok, ok, ok. Eh, vedi quelle sono scuole di pensiero perché c'è chi e chi, sì sì c'è chi e chi. Um, mi permetto di uh, innanzitutto ringraziarvi per uh, l'attenzione che avete dedicato a uh, questi pochi minuti di intervista, di uh, servizio, poi eventualmente per chi volesse vedere uh, un po' più di contenuti sul sito, sul nostro um, profilo Facebook, sul canale YouTube, eccetera, eccetera, avete l'opportunità di spulciare qualsiasi cosa. Sì. Come, come caratterizzazione On Demand siamo abbastanza in là, siamo abbastanza forti, esatto. Ehm, do una piccolissima indicazione ad alcuni amici eh, che sono tutti sull'opera numero 19. Ehm, è una di quelle che sta riscuotendo diciamo, l'attenzione più importante, l'attenzione più ampia. Allora, poi chiaramente c'è chi ha i contatti diretti con, uh, chi contatti diretti con uh, Diego, chi ha i contatti diretti magari anche con Gabriele, però proprio come indicazione personale, siccome c'è più di una persona, più di un cliente sull'opera sull numero 19, io vi consiglierei di metterla da parte, anche perché insomma sapete... Che non è vincolante il confermare, il far mettere da parte un'opera. Se domani mattina il nostro cliente si dovesse svegliare e dire ah no, la notte porta consiglio, ci ho ripensato, non c'è nessun problema. Ritorna libera e disponibile per chi eventualmente era interessato insieme a voi. Allora vi faccio ridare un ultimo sguardo, dopodiché vi faccio vedere anche tutta l'altra parte del set che credo stiano in questo momento. Mm? chiedendo curiosi, ma guardate, mentre scorrono le ultime immagini dedicate alle opere di Franca, guardate, ve ne segnalo alcune: abbiamo un Bigi del 60, abbiamo due Armodio, abbiamo un Gianni d'Ova Bellissimo, eh, abbiamo un. Una carta di Morlotti che dà paura, un De Chirico del 30, un salvo dell'85, una natura morta di Rosai, due Groz, un Maccari. Ah, e guardate, vi faccio vedere. No, 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 vieni, vieni, facciamoci una passeggiatina. Che ho promesso ad un nostro amico in particolare che questa sera sarei stato ben poco a sedere. Eh, non bisogna essere burberi, sai. Allora, vi faccio vedere una cosa che a me piace moltissimo. Eh, se avessi potuto, poi sapete che io sono un po' matto per i disegni e per i volti, eh, non sono seduto, sono solamente appoggiato, eh, le gambe sono tutte e due ampiamente distese. Costa una sciocchezza, perché costa veramente una sciocchezza. Dovremmo metterlo in relazione con Rosai perché è stato allievo di Rosai, è stato uno dei pochissimi, fra l'altro, come dire, allievi di Rosai. Perché sappiamo che Rosai era un personaggio, ecco. Lui era un personaggio bello burbero. Eh? Lui era un personaggio bello burbero, difficilmente avvicinabile. Insomma, c'è il mitico episodio del, del sigaro spento su un quadro durante una mostra, quindi diciamo Che il buon Ottone Rosai era un personaggio. Eh, e, guarda, per certi versi mi ricorda quella, quel sanguigno toscano che esiste, eh, esiste, insomma io in Toscana ci ho passato una bella fetta di vita e di questi personaggi che da un momento all'altro perdono la brocca, ne esistono, ne esistono diversi. Il toscano ha un temperamento sempre molto particolare. A me piace da morire. Piccolo. piccolo. Beh, noi abbiamo avuto un Giacometti che era ancora più piccolo di questo qui, certo con un costo totalmente diverso. Piccolino, da collezione. Su carta, firmato, conservato perfettamente, guardate, il Nino Tirinnanzi è da sballo, è da sballo. Volete sapere cosa costa? Così ve lo dico subito, magari me lo confermate veramente al volo. 500 euro. Allora, per me, guardate, io ho sempre avuto un. Uh, un rapporto abbastanza negativo con questi prezzi qui perché secondo me ci dovrebbe essere una soglia minima soprattutto in aziende come la nostra sotto i quali determinati oggetti non dovresti proprio proporli invece qui riescono uh, questo grazie ai nostri buyer in particolar modo qui dobbiamo ringraziare Diego e Gabriele riescono a tirare fuori degli oggetti sui quali si potrebbero chiedere molti più soldi questo lo possiamo dire tranquillamente questo è un, ma un oggettino che proprio a volerlo buttare via, ma a buttare via, fra gli 800 e i 1000 in qualsiasi galleria tu lo riesci a piazzare con grande tranquillità. Quindi, anche laddove il prezzo potrebbe essere sicuramente più importante, più sostenuto, più. come, come si dice volgarmente, potrebbe essere più finito, cioè più verso quello che è il suo appunto valore di mercato massimo. Qui invece si rimane su una quota di eh, civiltà, chiamiamola così, veramente molto molto importante che poi è quello che permette a molti di voi di poter, come mi dite sempre, comprare molto bene. Che questo è uno dei punti fondamentali che io estrapolo nel rapporto con i clienti che negli ultimi mesi, insomma, sto frequentando molto per quanto riguarda l'arte antica c'è un discorso e lì insomma in prima persona raccolgo i feedback che ci date e devo dire che insomma avete capito qual è la nostra impostazione, prezzi corretti su oggetti molto importanti. Ma siccome io poi sono un curioso, sono una persona che poi tende ad avere relazioni veramente anche con i muri, eh, mi sono sempre interessato soprattutto nei primi momenti in cui iniziavo ad entrare nelle vostre case, a conoscervi personalmente, a quale fosse il feedback sul contemporaneo. Perché guardate che oggi fare gli affari nell'arte contemporanea è molto difficile, perché o tu hai la fortuna di entrare in una casa dove chi ha un determinato numero di cose, magari gli sono state lasciate da parenti, eccetera, non sa nemmeno chi siano quegli autori lì e quindi comprata da una pipa di tabacco dei quadri e delle sculture molto importanti, oppure tutto ciò che è post-impressionista fino ad oggi ha il prezzo scritto in faccia. cioè Tu un fontana, io l'ho sempre fatto questo esempio, un fontana rosso, un fontana oro sei tagli, lo puoi pagare 100.000 euro in più, 100.000 euro in meno, ma non potrai mai pagarlo dal suo valore di 3 milioni e mezzo di euro, 500.000 euro, lo capite? No, questo non accadrà mai. Quindi fare l'affare nel mondo del collezionismo di arte contemporanea è molto difficile ed è per me molto positivo, estremamente positivo, notare che la... Stragrande maggioranza dei clienti che continuano a comprare da noi lo fanno perché su opere di un certo livello, di un livello molto importante, i prezzi con cui noi riusciamo ad uscire sono veramente da fare, sono veramente concorrenziali. Ve lo dice il gioiellino di Dino Tirinnanzi, che viene fuori a 500 euro, e questo è un esempio molto lampante. Ma vogliamo parlare di cose anche più? Importanti, vogliamo parlare di cose anche più pesanti da un certo punto di vista? Bene, guardate: sposto la seggiola perché non vorrei che desse fastidio a nessuno. De chirico del 30, salvo dell'85 e un rosai su. Ah, caspita, <ride> appunto. Eh? Perché? Come? La collezione di La più importante. C'è la Ma io ho una galleria. Sì. Ah. Non è un'etichetta, è proprio scritto. Ah, se loro vogliono tenerla celata per questione di privacy è anche, è anche giusto, insomma. Come facciamo? Guarda così. Vedi? Abbiamo trovato la soluzione. Esatto. Eh? Allora azienda autonoma di cura e soggiorno Montecatini Terme mostra a Tone Rosai 7 luglio 7 agosto del 56 poi mostra nazionale di pittura del 52 Salso Maggiore provenienza dalla galleria La Cruna eh, opera del 52 eh, per chi poi come me è un po' feticista di queste cose qui non so se sia più bella la parte al retro del supporto o la natura morta qui c'è sono tutte le medaglie che il dipinto si porta dietro. Parliamo di un rosai veramente molto importante. Ora, possiamo andarlo a rieppendere? Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Beh, scusami, in pittura antica, quante volte abbiamo dovuto coprire. I timbrin c'era l'H delle provenienze da questa piuttosto che da quella collezione, però abbiamo lasciato detto sempre al centralino quale fosse la sua provenienza. Perché, amiche ed amici, eh, eh, insomma, molto spesso anche chi ci affida in consignment alcune sue opere o l'intera collezione vuole essere garantito sotto il punto di vista della privacy. Poi è ovvio che l'opera venduta viene accompagnata dal suo regolare certificato dove ci sono scritte tutte le pubblicazioni, tutte le esposizioni, tutte le provenienze, quindi lì i dati vi arrivano in maniera chiara. Ora, Ottone Rosai, rimaniamo sui quadri, grazie Carmen, credo che attualmente, soprattutto dal punto di vista televisivo, qui dobbiamo dirlo, Soprattutto dal punto di vista televisivo è uno degli autori del Novecento italiano di caratura internazionale più quotati, più ricercati, più voluti, eh, più studiati. Abbiamo fortunatamente un nostro grande collega che è in questo momento lo, in Inghilterra li definiscono scholars, è lo scholar principale per quanto riguarda Otto Rosai, il suo esegeta più importante. Grande professionalità, grande correttezza, grande acume accademico, quindi tanto di cappello al collega che in questi anni, in senso più generico, ha curato il catalogo di Rosai in maniera importante, mettendo anche finalmente luce su alcuni dipinti che erano mm, un, po', un po' così, un po' discussi, che avevano sempre destato qualche dubbio. Quindi, un lavoro di riorganizzazione. Aspetta, che te lo. Aggiusto un attimino, Carme, che è leggermente storto, non vorrei desse fastidio al nostro pubblico, mm? eccoci qua, quindi un lavoro veramente molto importante che grazie al cielo eh, è stato anche risolutivo per pulire il catalogo di quest'autore e quindi per creare le basi di un mercato florido, perché come abbiamo sempre detto, eh, più… La bibliografia su un determinato artista è chiara, quindi, più i cataloghi sono chiari, più quel mercato, più il mercato di quell'artista sarà chiaro, sarà tranquillo, verranno dissipate le nubi da quelli che sono gli eventuali dubbi, perché poi sapete perfettamente che i problemi nell'ambito della valorizzazione di un artista da un punto di vista commerciale, da un punto di vista di mercato, nascono proprio quando i cataloghi, la bibliografia, magari anche le fondazioni, no? si creano queste fondazioni antagoniste, una da una parte e una dall'altra. Se invece c'è una voce univoca, c'è eh, un eh, senso univoco e professionale, in un modo di parlare univoco e professionale, e chiaro soprattutto, pulito dal punto di vista accademico, il mercato di quell'autore sarà assolutamente super garantito. Bene, da un punto di vista televisivo dobbiamo dire che attualmente Ottone Rosai sembra quasi, quasi più famoso di De Chirico, quasi più ricercato di De Chirico da un certo punto di vista. Perché? Perché peraltro nella... Uh, come dire... Nell'organizzazione bibliografica del catalogo di, eh, di Ottone Rosai si è messa anche in evidenza soprattutto quella che è la figura di grande novecentista. Quindi non lo si è recuperato solo da un punto di vista utile e propedeutico al mercato, lo si è recuperato soprattutto come... Personaggio di cultura, come grande artista di levatura internazionale e di levatura culturale importantissimo. Ecco che diventa fondamentale recuperare quello che prima della sua organizzazione sistematica accademica poteva essere stupidamente, scioccamente, acriticamente ritenuto l'ultima estensione del Novecentismo italiano. Sbagliatissimo. Dici Francia che sono curiosissimo. No, questo signore non apprestava molto Rosai in generale come artista, non illustrato. Ma questo è assolutamente ammissibile. L'importanza storica artistica non è però. Esatto, brava, che era proprio l'elemento di cui chiacchieravamo, mentre giustamente il nostro amico esprimeva il suo punto di vista eh, sull'artista, sull sul pittore. Poi è chiaro, beh, io mi sono permesso di dire. <ride> molto placidamente, che a me Picasso fa schifo, quindi cioè, figuratevi voi, che eresia. Eh beh, per alcuni è un'eresia, poi eh, giustamente, come ha fatto il nostro amico, e eh, guardi, io mi accodo alla sua visione perché eh, come ho detto più volte. Se io dovessi avere i, i milioni di dollari che servono per comprare uno dei capolavori del... suddetti capolavori, cosiddetti pensati capolavori del cubismo di Picasso, probabilmente comprerei tante altre cose. È imprescindibile però che... è indiscutibile, pardon, che come artista è Picasso è un punto di, di svolta, è un punto di chiave dell'evoluzione della storia dell'arte mondiale. Quindi... Eh, non posso, come giustamente notava il nostro amico, posso esprimermi personalmente, ma non posso assolutamente criticare la posizione fondamentale che Picasso svolge e ricopre il ruolo fondamentale che ricopre nella storia dell'arte. Comunque, ritornando ad Ottone Rosai, poi parliamo di Salvo, parliamo di De Chirico, di tutte le altre cose, ehm, attualmente nell'ambito del Novecento Italiano, Ottone Rosai è il top artist, è il top artist in assoluto. Con tutto questo pedigree, con tutte queste legion d'onore, ditemi voi quale dovrebbe essere. Guardate, io non voglio assolutamente fare pubblicità comparativa, non me ne frega assolutamente niente. Ho un rapporto personale con tanti altri miei colleghi che è perfetto. Quindi sono io che chiedo a voi le dimensioni le abbiamo date del le abbiamo fatte vedere le dimensioni del, del rosai? Possiamo farle rivedere un attimo con la scheda? Il rosai, mm? allora insomma, non è un quadretto eh? Non è un francobollino. Parliamo di un quadro da 70x50, quindi anche di una bella dimensione. E qui peraltro, se posso permettermi di metterlo in evidenza, c'è quel richiamo, guardate ve lo faccio vedere, perdonate le spalle, c'è quel richiamo che è sempre stato costante e che ritorna soprattutto... Nelle opere degli anni 50, a Cézanne. Lui sapete perfettamente che evolve partendo dal futurismo, al quale si lega in primissima battuta, e dopodiché insomma, il suo percorso non è un percorso semplice. È un percorso che porta anche verso una pittura molto spettrale, molto contrita, molto. Terrificante da un certo punto di vista, che è tutto ciò che avviene dopo i patti lateranensi, perché, perché in quel momento sapete perfettamente che l'adesione uh, ai fasci di combattimento al Partito Fascista da parte di Ottone Rosai è un'adesione di stampo anticlericale. Lui aveva una uh, forte forma di. Disappunto di antagonismo nei confronti di quelli che erano gli stati, lo stato maggiore della Chiesa. Di quello che era lo stato maggiore della Chiesa, di quella che era la sua soprattutto di quella che era la sua incidenza nella vita politica italiana. Quando vede Mussolini firmare i patti lateranensi, rimane estremamente colpito. Rimane estremamente colpito. Da lì. La sua forma di misantropia diventerà, se vogliamo, ancora più importante, quindi è un momento di eh, pittura abbastanza difficile. Per me è uno dei suoi momenti migliori, ma sapete che io ho questa forma eterodossa di considerazione di quelli che sono gli artisti, di quelli che sono i loro periodi migliori o peggiori. E poi successivamente ritorna a quella pittura, proprio negli anni '50, a quella pittura di. Eh, Pieno e più tipico Novecentismo. Se c'è un elemento che è stato il minimo comune denominatore di tutto il suo periodo, di tutta quella che è la sua carriera, è il riferimento a Cézanne, ma non solo da un punto di vista dell'uso del colore o del disegno. Ma proprio come impostazione e creazione del dipinto. Cioè, se noi andassimo veramente ad analizzare l'opera e andassimo a coprire la firma e lanciassimo questo piccolo quiz, secondo voi quale grande pittore del Novecento può essere? Se noi fossimo da Christie's e presentassimo questo lavoro divertendoci a fare questo giochino. Per quello che è la cornice, per quella che è la situazione, per quella che è la casa d'asta che te lo presenta, 80 su 100 risponderebbero: Questa è la natura morta, una delle ultime nature morte del periodo finale di Cézanne. Ottona Rosai. Con un quadro allucinante e come vi dicevo, amiche ed amici, la. La parte fondamentale, la parte importante, la parte centrale del lavoro di arte investimenti è il prezzo che vi fa valutare per questo oggetto. Che ripeto a questo punto mi verrebbe da chiedervi, fatelo voi, ditemi voi, no? in base a quelle che sono le proposte... Che sentite in giro, ripeto, soprattutto dal punto di vista televisivo. Ditemi voi a quanto, a quanto possiamo uscire, cosa possiamo chiedervi. E ripeto, con, tu, con tutto il purpurri di pubblicazioni ed esposizioni di cui vi ho mostrato i cartellini e che così a naso. Pubblicata sul catalogo generale, ovviamente. Mostra nazionale di pittura, Salso Maggiore nel 1952. Ottone Rosai e Montecatini Terme nel 1956. Eh, peraltro, peraltro, vi chiedo per favore di informarvi direttamente al centralino, perché non posso dirlo in tv, su quelle che sono le provenienze. Perché, Carmelo, noi abbiamo coperto una delle, guardate le conto, ve lo dico molto sinceramente, 1, 2, 3, 4 e 5 provenienze illustrissime, fra cui il passaggio in due collezioni private pazzesche, pazzesche e le altre 3 sono Alcune delle gallerie, di cui non abbiamo peraltro i. Eh, non ci sono i cartellini, ma le altre tre sono alcune delle gallerie d'arte più importanti. Spingo più indietro. Giusto. Alcune delle gallerie d'arte più importanti d'Italia. Mm? Import Se vi dicessi già solo le gallerie, rimarresti a bocca aperta e lo confermereste subito. Cosa ti chiedono, Francia? Che sono iper super curioso. Oh, Georg, adoro, adoro tantissimo, adoro tantissimo. Ecco, fra l'altro fra l'altro, noi qui di Groz abbiamo due cose bellissime. Una del 40 e una del 38, 34, 34, 34. Questa è quella del 34. E diciamo. Cioè, guardalo, non, non ti sembra un punk antelitteram? Guardalo, guardalo per bene, non sembra un punk antelitteram? I punk sono stati i primi a farsi buchi all'orecchio e a mettersi lo spillone da balia, sì. ok? I punk sono stati, perdonatemi, i primi a praticare in maniera incontrollata piercing in ogni parte del loro corpo. Ha un... Abbigliamento che è molto punk, veramente molto punk. Vedi, poi quando tu pensi a Georg Groz, capisci da dove viene fuori tutta la stagione dell'illustrazione fumettistica tedesca del secondo novecento. Cioè, tu te le ricordi di Sturmtruppen, tanto per dirne una? Ah, cioè, come segno grafico derivano tutti da queste cose qui, cioè, anche il disegno in sé mi ricorda molto moltissimo Lupo Alberto. La centralità di Groz non è solo legata a come molti per esempio possono pensare a quella che è stata la sua posizione, la sua funzione, il suo ruolo negli anni 30 e anche successivamente. Perché chiaramente parliamo eh, di un artista eh, che non è mai piaciuto particolarmente al regime nazista, tanto è vero che mi pare che proprio nel 1934 debba scappare, sia costretto a scappare, si vede costretto a scappare in America, che poi chiaramente partirà e avrà anche lì un ruolo importante nello sviluppo delle situazioni. No, rimaniamo sui, ehm, sui grottes perché volevo far vedere anche il numero 3 che è bellissimo, seguitemi un attimo perché... Il carboncino, ecco, io da amante della carta, questo carboncino lo sento particolarmente, mi piace in maniera veramente particolare, anche perché nella sua, se vogliamo, fissità è un momento di vero lirismo. Cioè, Groz qui abbandona la sua vena polemica, la sua vena critica, la sua vena anche da un certo punto di vista di rabbia, di giusta rabbia. E si dedica ad una delle più classiche delle interpretazioni che un artista con la maiuscola può e deve interpretare. Anche qui, perdonatemi il gioco di parole, con le quali deve chiaramente confrontarsi. E quindi, perché io ho sempre consigliato le due opere, quindi il Pandan delle due opere ad un unico collezionista. Perché, guardate, è molto difficile, anche innanzitutto per essere Gross di un formato molto importante, di due epoche molto importanti, hanno una richiesta che è veramente ridicola. Cioè qui per gli investitori, per i top buyer, questa è una richiesta veramente, veramente ridicola. Ma soprattutto perché sarà molto difficile... Per un collezionista, per un appassionato, per un grande investitore, riuscire a poter avere a disposizione nel solito slot un'opera che è l'icon, no? quindi l'icona per Gross, l'inchiostro del 34. E un'altra opera che invece rappresenta la parte, se vogliamo essere così. Procedere un po' per categorie ciò che rappresenta la parte più classica di Groz, cioè la natura morta con un'essenza metafisica quasi morandiana, bellissima, veramente bellissima. Allora, stiamo per entrare nell'ultima ora della nostra diretta, quindi quando avrai terminato con le inquadrature del carboncino di Groz eh, Carmen, io farei un piccolissimo riassunto in modo tale ah, a chi? a chi? a chi è? ah, John Luck eh, come chi è John Luck? è il nostro è il nostro restauratore di fiducia. Ah beh, sì, detto anche per gli amici. che Piani fortuna. Sì, sì, questo. È un nomignolo che gli ho affibbiato io. Oh, ma che cosa ci fa a quest'ora ancora in giro? Qui si sì, assolutamente, l'uomo ha una certa età, deve riposarsi. Non me lo potete far viaggiare così all'infinito, eh? Allora, Franz, in attesa che il nostro Federico ritorni, disponibile per dare un po' un uh, riassuntino della nostra serata, uh, va alla grande Rosai? Non so, va alla grande. Te lo richiedono? Ah, sì, sì, assolutamente. Pierozzi si sì, stanno sì, chiedendo anche per una... i Rosai, il salvo. Allora, il Rosai, mi avete detto quanto. Secondo voi proponiamo come prezzo? Eh? Che prima di dirlo io personalmente, non fate lo scherzo di chiamare la nostra Francesca. Hm? Datemi, ma guardate, mandateci anche tramite Whatsapp, se non avete voglia di chiamare, di star lì al telefono, anche tramite Whatsapp, dateci un'idea di quello che secondo voi è il nostro prezzo. Dici, secondo me, poi non lo confermate, questo è, è un'altra questione, però. Fateci avere un'idea di quello che secondo voi è il prezzo che Arte Investimenti vi fa per un rosario del 52, iperpubblicato, iperprovenienze, ipertutto oggi oh, è una. <ride> è quella che si chiama partecipazione. Partecipazione! Poi calmi, calmi, ora vi faccio vedere che c'è la Francia che mi fa segno di spostarmi più in là. Ora vi faccio vedere il Salvo, il De Chirico, la carta di Morlotti. Assolutamente. Anzi, guarda, siccome il nostro pubblico è giustamente impaziente, ad un'ora, <ride> all'ultimo giro di lancette del nostro tempo televisivo a disposizione, e siccome in questo momento, oltre a Rosai, uno dei nomi più cool è quello di Salvo. Beccate visto salvo. Eh, a noi le cose piace farle sempre abbastanza per bene. Anche questo, guardate, vado a prendere un attimino di specifiche perché non è un quadrettino così. Per quanto riguarda il salvo, dell'85 un 62x8 per, 62 per 50, eh, ovviamente già archiviato. Anche qui mi verrebbe da chiedervi che cosa ha combinato Arte Investimenti. Attimo. Allora, io sto facendo un piccolo calcolo così, eh, molto veloce, e... Um, Ma dai, finalmente! Finalmente ragazzi! Eh. Allora io sto guardando il prezzo del rosai e il prezzo del dechirico e vi posso dire che insieme, insieme, non costano quello che dovrebbe costare il solo dechirico. Allora, l'ultimo salvo che noi abbiamo avuto, a parte che è durato mezz'ora, l'ho consegnato personalmente io ad un grande collezionista, ma veramente un grande collezionista, ed era peraltro un'opera che credo fosse anche più tarda di quella che stiamo proponendo in questo momento. Cioè, allora, in un panorama come quello in cui stiamo vivendo attualmente, sì, voi, vi voi mi direte, sì, ma Pietro guarda la situazione è complessa, qui è tutto un casino, non si capisce se ci aprono o non ci riaprono, come torneremo. Siamo tutti in questa situazione, amiche ed amici. <ride> Guardate, solo dieci persone al mondo nell'ultimo anno hanno quintuplicato il loro patrimonio personale e io non sono una di quelle dieci. Se voi siete una di quelle dieci, tanto meglio per voi. Quindi siamo tutti in una situazione che chiaramente è molto difficile, che lascia anche poca prevedibilità futura, poca capacità di pianificare, di poter fare dei programmi, dei progetti. Questo è vero, signori miei, assolutamente vero. Ma in un momento come questo dove comunque il mercato dell'arte continua ad andare avanti e continua ad andare avanti benissimo, benissimo. Chi oggi dice, ah ma io eh, non ho guadagnato nulla, non ho fatturato nulla, non ho fatto nulla. Beh, signore e signori, posso dirvi una cosa, io questo è un discorso che posso comprendere dal marzo al maggio del 2020. Dopodiché non lo comprendo più perché tu hai avuto tutto il tempo per capire che questa situazione non sarebbe durata due o tre mesi, ma che sarebbe andata avanti un tot, non hai fatto niente per attrezzarti a essere presente sul mercato in maniera diversa, quindi tu oggi paghi lo sconto di essere stato indietro. Sono state migliaia di gallerie che hanno potenziato l'Instagram, migliaia di gallerie che hanno potenziato il loro sito, eh, che lo hanno addirittura completamente sconvolto, che hanno partecipato alle aste online. Quindi il mondo, guardate, che ha veramente subito un cambiamento importante. E i valori dei grandi artisti, antichi e contemporanei, non hanno subito nessuna flessione, signori miei. Non hanno subito nessuna flessione. Se tu oggi vuoi continuare a pagare a comprare un Guido Reni vero, devi ancora spendere dei milioni e magari devi spendere mezzo milione in più di quello che spendevi l'anno prima. Bene. Allora, in una situazione come quella che stiamo vivendo, dove l'unica certezza è rappresentata dai grandi nomi della storia dell'arte, confermare un salvo come quello che abbiamo appena visto del 1985, permettetemi di dirvi che è quasi un obbligo. Anzi, secondo me su un quadro del genere non dovrebbe tardare ad intervenire anche un collega, un mercante, un gallerista. Perché, ripeto, col prezzo che noi vi stiamo proponendo questa sera, il salvo per l'epoca che ha per la qualità che si porta dietro è un quadro che a questo prezzo può comprare un gallerista e rivendervelo. Ora. Partendo dall'assunto che gran parte, giustamente, dei collezionisti e dei clienti di Arte e Investimenti guarda il dipinto col cuore, ma anche col portafogli, beh, signori miei. Questo, questo, come le grandi opere di Franca Pisani che sono ancora disponibili, non è un quadro che può rimanere attaccato a quella parete lì. Eh, perché voi, signori miei, non potete, cioè, o meglio, potete farlo, ma è intellettualmente disonesto e finanziariamente stupido, ma veramente molto stupido, non potete perdervi un quadro come questo qui. Ma indipendentemente dal fatto che passi da noi in quella galleria o in quell'altra televisione, chiunque vi proponga un quadro del genere, un salvo del genere, alla cifra che noi possiamo garantire, vi sta facendo un grande regalo, vi sta offrendo una grande possibilità. E allora poi se si perde un quadro del genere non si può dire di essere costantemente alla ricerca dei grandi affari, dei grandi investimenti, dei grandi dipinti. Capite? E ripeto, l'indicazione che io ho dato non è casuale. Eh, se uno guarda all'acquisizione di un quadro dal punto di vista della tesaurizzazione, dell'investimento, della differenziazione, cioè, e siamo nell'anno Felix per salvo, non può non comprare un quadro del genere. Anzi, permettetemi di dirla con molta tranquillità, va bene la questione della, dei prezzi contenuti, di una politica di valutazioni che è sempre molto vantaggiosa per quella che è la nostra clientela. Ma guardate che in un momento del genere noi proponendovi questo salvo al prezzo che noi abbiamo e i rosai al prezzo assurdo a cui lo stiamo proponendo questa sera, ma noi siamo sciocchi. Siamo estremamente contenuti, quasi scioccamente contenuti. Bene, volete fare l'investimento? Ne avete tre davanti agli occhi, di dimensione lampante, non. Tre cose che ti consiglio io perché, sai, ho saputo, mi hanno detto, ti do un'informazione che nessun altro sa, quindi ti metto su una sorta di corsia preferenziale per l'affare. Questo, signori miei, siete voi i primi a saperlo. Cioè, siete voi? De Chirico, vabbè, non ne parlo neanche perché darvi la dimensione di quanto sia un affare ad oggi De Chirico è veramente da imbecilli, perdonatemi, eh. Credo che neanche. Sì, ma credo che neanche, un, cioè, neanche chi fa il mio mestiere il primo giorno alla prima ora dice, ah, oh, sai, ti spiego che de è un investimento. Insomma, cioè, vai, via, superiamo. Ma uno e due non sono un investimento, sono per chi ha un certo livello di impegno, per chi ha una certa pretesa su quelli che sono... I suoi acquisti e i suoi investimenti sono i due quadri migliori che Arte Investimenti in questo momento possa farti comprare. Poi io te l'ho detto, te l'ho ripetuto, te lo ridirà Franco, te lo ridirà Gabriele, te lo ridirà il mercato, te lo ridiranno i giornali, la stampa di settore, fino a quando non capirai che questi due dipinti o li prendi o li perdi, avrai sempre e comunque l'opportunità di mettere a segno un colpo intelligente. Però devi capire che o li prendi ora o li perdi. Quindi il tempo che hai a disposizione non è così ampio, non è così immediatamente. sì, Magari sai, stasera ci penso, domani chiamo e lo confermo. Non fatelo questo ragionamento, signori miei. E lo dico soprattutto per quelli che eventualmente dovessero essere i nostri nuovi amici. La struttura e il funzionamento proprio della messa in onda, non solo televisiva, ma soprattutto online, quindi multimediale, di questa azienda, di questa società, è l'unico in Italia ed è differente da tutti gli altri modelli di proposta televisiva. Noi abbiamo clienti che guardano questa diretta qui dieci minuti dopo il suo termine, la sua fine magari tornano a casa e sanno perfettamente di poter andare sul canale YouTube, sul nostro canale Facebook, sul canale Instagram, sul nostro sito e riprendere in esame, eccolo qui, tutti i contenuti prodotti negli ultimi 11 anni da Arte Investimenti. Ok? E guardate che la nostra regola quotidiana, arrivare qui in ufficio al mattino ascoltare la segreteria telefonica o leggere le mail e trovare non una ma una serie di conferme una serie di prenotazioni proprio perché ormai chi ci segue da un tot ha sviluppato questo modello di abitudine nei nostri confronti ci stai guardando ci stai pensando non ti fermare agisci allora abbiamo recuperato l'uomo del monte Possiamo farlo un piccolo riassunto per immagini? Grazie. Ci vediamo fra pochissimo. Allora ci sono un sacco, un sacco, un sacco di contatti <ride> dai, per Giorgi. Per Giorgi, no. per Giorgi. su Giorgi Best su Giorgi Best, eh, beh. eh oh ragazzi, ma dai, cioè <ride> Allora, è del 30, ha una dimensione molto importante, è una figura splendida, c'è eh, un carboncino pazzesco. Dai, di che cosa vogliamo parlare? Leva di De Chirico. guarda qui. Allora, il periodo è incredibile, incredibile. La datazione, amiche ed amici, è incredibile. Cioè questo, insomma, sapete che queste sono le opere che poi quando vengono fuori sul mercato, bang, bang, bang. Dimmi subito Franz. Eccole qui, guarda, ne stavamo proprio, posso un secondo? Ne stavamo discutendo proprio con, eh, con Carmelo, Qualche secondo fa, evidenziandole come due cose veramente, no, bellissime, raffinatissime, tutte e due su tavola, peraltro, se non erro, giusto, Franz? Esattamente. E a me piacciono in maniera veramente particolare. Lui, peraltro, dobbiamo dire che eh, in questo momento è un altro degli artisti più cool. Potremmo quasi definirlo come una sorta di cult, no? però anche se per diventare cult dovrebbe passare sempre un bel po' di tempo. Però in questo momento sicuramente se dovessimo identificare un personaggio dove anche qui, bisogna dirlo, il mercato televisivo per lui ha rappresentato tantissimo, eh? perché poi dalla, dal, dal lavoro e dalla collaborazione con grandi società, televisive, grandi aziende televisive, anche attraverso i passaggi qui in arte e investimenti, oggi Armodio è uno degli artisti più importanti per quanto riguarda il collezionismo nazionale e che però grazie al suo pedigree espositivo che l'ha visto impegnato in tutto il mondo, già da quella che è stata mi pare negli anni 60, non vorrei sbagliarmi, fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 il suo periodo Londinese, dove ebbe l'opportunità di entrare in contatto con eh, l'ambiente pop più importante, l'ambiente pittorico-artistico più importante della capitale inglese. Insomma, questo pedigree, questa grande esperienza di esposizioni internazionali, oggi gli ha dato l'opportunità di avere poi l'assist per presentarsi in maniera importante sul mercato internazionale, passaggi alle aste, quindi sicuramente un artista di un profilo molto molto importante, ripeto, soprattutto in questo momento. Ma io lo guardo poi, mi permetto di guardarlo e spero che anche eh, i nostri amici, il nostro amico possa condividere eh, questa tendenza, questa inclinazione, io lo guardo da collezionista. Eh, da collezionista non posso che dire da, da amante, da osservatore. Eh, signori, qui siamo davanti ad una delle più potenti astrazioni metafisiche degli ultimi trent'anni di pittura. Perché il riferimento comunque è sempre quello legato alla figura, ma è una pittura ed è una figura che procede per eliminazione, non per addizione. E andando ad eliminare... Usando poi queste tonalità, che permettetemi di dirlo, sono molto morandiane, eh? sono estremamente vicine all'idea che aveva un grande come Morandi. Però non c'è solo la tendenza alla metafisica, perché Armodio sa perfettamente che non è l'unico campo da gioco sul quale valga la pena misurarsi. E quindi Ermodio arriva all'astrazione della metafisica. Guardate per esempio anche eh, questo, no, che è il tacco di questa ciabatta. Sembra quasi finire con un pesce che è stato pescato all'amo. Cioè, Armodio è una delle figure giustamente e a ragione più titolate e più ricercate oggi dal mercato. Ma per una questione che se vogliamo, amiche ed amici, è anche molto semplice. Cioè, se oggi noi dobbiamo premiare le eccellenze, <ride> oggi noi in tutto il mondo, fortunatamente in Italia più che in altri paesi, ma andiamolo a vedere anche da un punto di vista la sartoria, l'alimentazione, il buon mangiare, il buon bere, no? Cos'è? Tutto legato alle eccellenze? Oggi? Infiniti gruppi di esperti, analisti, si recano in una qualsiasi parte del mondo alla ricerca di tutte quelle che sono le eccellenze migliori, più importanti. Beh, e allora, se anche il mercato dell'arte giustamente va verso questa direzione, si dirige verso questo punto, come facciamo a non valutare? Un'eccellenza del calibro di Armodio. Condividete questa idea o no? E poi ha ancora questa sorta di. Ecco, nella firma, come quella che avete visto in questo momento, ha questa capacità di rievocare quelli che sono i grandi maestri rinascimentali. Ve li ricordate i cartigli quattrocenteschi o primo cinquecenteschi? Eccolo lì un cartiglio, una citazione rinascimentale che in realtà non è altro che un trompe l'oeil di quelle che sono poi anche le etichette messe molte volte sulle cornici. È un quadro nel quadro. E quindi Armodio ci offre sempre non solo dei punti di vista, ma dei piani di rappresentazione che potremmo definire quasi infiniti, quasi illimitati. Eh, signori miei. La differenza fra un buon pittore e un grande artista, fidatevi che la fanno tutti questi concetti che abbiamo appena elencato. E poi ehm, ringrazio intanto L'amica o l'amico che ha chiesto un minimo di approfondimento, anche solo visivo, sulle opere di Armodio. Ma occhio, occhio. E guarda, eh, Francesca, lo posso dire in maniera particolare proprio per il nostro amico, perché? Perché secondo me la formula che lui ha proposto è largamente, chiaramente, poi con le dovute specifiche, ma credo che sia molto ben accettabile e soprattutto perché sia io che Gabriele conosciamo molto bene la sua collezione, <ride> che non è per niente, per niente una sciocca collezione, ma soprattutto perché al di là del rapporto personale che, ho con, che abbiamo come azienda con questo nostro amico più che cliente, ma da professionista conoscendo davvero la raccolta del, del nostro amico sarebbe veramente l'aggiunta di un'ulteriore grande punta di diamante bellissimo e anche perché se posso un po' permettermi di ti dico bacchettarlo ma rimproverarlo eh, Francesca glielo devi dire un collezionista come lui che non ha un dechirico del genere non va bene no non funziona non può funzionare è quasi Quasi incredibile, non quasi, del tutto incredibile, che quasi, è del tutto incredibile. Eh, insomma. Ah, quadro bellissimo quello di Francesca, quadro bellissimo. Quello con l'aereo, giusto? Fai vedere. Ah, sì, sì, sì. Pazzesco. Poi... Poi se le ha chittato con un, a un muro particolare, ha fatto una cosa bellissima il nostro amico. Ha ah, una casa pazzesca, eh. Casa splendida, casa veramente bellissima. Anzi, sono due le cose che il nostro amico dovrebbe fare. Prendere il dechirico per come ce la propone e poi devi, eh, amico mio, devi mettere accanto a quella donna in rosso, ci vuole il magistretti blu, eh. <ride> <ride> che ci sta girando intorno, gli abbiamo fatto il super prezzo eccetera, eccetera. Facciamo un'operazione unica a questo punto ti porti a casa il de Chirico e il magistretti. Il magistretti lì lo avevamo detto, eccomi qui, come il grande De Boschi. quel magistretti lì sta perfettamente accanto alla signora Il Rosso. Tra l'altro, signora Il Rosso, perché mi piace particolarmente? La collezione di questo nostro amico. Perché spazia da quel Mambor che tu hai visto, quello lì bellissimo che ci ha mandato, un omaggio al futurismo col Plexi Blu. Ne parlavo prima con, eh, con il buon Carmelo. E poi ha questo ritratto bellissimo: questo ritratto di donna stupefacente di un pittore che forse conosceremo io, lui e altre sette persone in Italia. Pittore pazzesco, un maestro di iperrealismo incredibile, che è quel mostro sacro per me di Ugo celata da Virgilio. Guardate, anche questo è un pittore che purtroppo rientra nella, nel processo di disgregazione della pittura italiana post bellica, post fascista. Ma se vogliamo parlare in maniera seria, in maniera vera, no, con, quindi con dei contenuti veri, culturali, rispetto all'iperrealismo, non solo in Italia, ma io parlerei in Europa in senso generale, la figura di Ugo Celada è una figura imprescindibile. Bene, questo nostro amico ha, per me, uno dei capolavori di Ugo Celada da Virgilio al quale però manca come pandan il capolavoro di magistretti. Zac. Però guarda, su magistretti a malincuore, a malincuore, ma potrei anche, non ti dico soprassedere, ma rinviare. Anche perché, guarda. Se non lo prende il nostro amico, quel magistretti libri, ma poi finisce in casa mia. <ride> Questo mi sembra abbastanza, abbastanza chiaro da un certo punto di vista. Però con uh, quel di Chirico lì non è, non è da perdere. Non è da perdere, non è assolutamente da, da lasciare in giro. E anche perché, poi ripeto, termino, non voglio diventare... Eh, né ripetitivo né un rompiscatole ma del 30 così dai. è l'epoca anche che fa la differenza eh? ed è un'epoca veramente importantissima perché sappiamo tutto quello che è riferibile agli anni 30 eh, beh, ha un senso commerciale davvero molto 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 importante dai Grazie, a lei. Comunque si dimmi un po' grazie, no, no? Grazie al nostro amico, grazie al nostro gentile amico. Insomma, poi eh, chiaramente, nel caso in cui avesse voglia e necessità di scoprire altro. Io sono a più che completa disposizione. Allora facciamo l'ultimissimo giro di riassunto del nostro lunedì sera, visto che c'è tutto un bel po' di pubblico che evidentemente dopo la fine dei film, tac, sta zappando. Sta zappando e magari sta guardando ciò che veramente voleva guardare dall'inizio della sua serata. Eh, facciamo un piccolissimo riassunto e poi ci apprestiamo ad affrontare quella che è veramente la fase finale della nostra diretta siamo alle 23 27 all'incirca quindi è proprio sono gli ultimissimi giri di lancette, però signori miei ripeto non solo al nostro amico ma a tutti quelli che sono intorno eh, al Rosai, al Salvo eh, al Grande De Chirico ai capolavori di Franca Pisani chiudiamoli eh. soprattutto l'omaggio a Matilde Serao il Lettere di un viaggiatore al numero 19. Ci vediamo fra pochissimo, grazie. Fatto ben, hai fatto benissimo, che, che ti scusi Carmelo, stai scherzando. <ride> Bia, eh, Bigi, Biasio, Rotella, fra l'altro il Bigi è del 60, glielo facciamo rivedere un attimo più attentamente. Non è il Bigi solito? No, 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 per niente. Vedi, poi anche qui hai visto cosa fa la sistemazione di un catalogo? <ride> hai visto cosa combina un catalogo fatto per bene, come sta rischizzando verso grandi valori? Eh, ragazzi, ma è, è una questione fondamentale. Dalla quale non si può scappare. Sì, sì, è e lui sì, sì, È così. Quindi potrà parlare. Ah, che roba! No, ah, bellissimo. Bellissimo il quadro, bellissima l'epoca, bellissimo il formato. Cioè, dai. Signori, ehm, tre artisti chiaramente importantissimi, ma come voi sapete, che io scelgo delle cose sulle quali concentrarmi. Scelgo degli artisti sui quali concentrarmi. Non è che Bigi o Biasio non li ritenga o Rotella, non li ritenga artisti degni di attenzione, per carità, però se vuole. Se volessi approfondire tutto quello che abbiamo non, eh, costantemente a disposizione, probabilmente non mi basterebbero neanche le dirette da quattro ore come le facevo fino a qualche anno fa. Cioè. Mm. Sì, sì, questo è vero. Beh, beh, sai, Carmelo 21 dipinti. Per come tratto io la materia, no? che poi tu sai perfettamente che ognuno di noi, dei miei colleghi, ha uno stile che è totalmente suo, diverso dagli altri. Per contenuti, modi di dire, eccetera, eccetera. 21 dipinti. In due ore e mezza. Mm. Mm. Non sono. Non sono pochi dipinti e non sono tante le ore. Eh. Soprattutto quando, come dici tu, eh, il livello è mediamente comunque molto alto. Perché eh, cosa fai, scusami, su le tre opere della Franca Bisani eh, non ce la passi almeno. a un quarto d'ora l'una. Sono 45 minuti, eh. E in un quarto d'ora non hai detto tutto quello che dovresti dire. Cioè, ci siamo fatti aiutare dalle immagini e dal servizio che tu hai curato per cercare di far capire al nostro pubblico, senza le chiacchiere, che cosa fosse quella mostra lì. Capisci? Eh, eh. Quando invece magari dovresti fare un'intera diretta su queste tre opere. E poi ti mettono, prego. Franz, è stata confermata l'opera di Salvo. Oh, molto bene! Molto, molto bene. Eh, beh, dai. Cioè, in questo momento, no, eccolo lì. In questo momento, la cosa interessante di questo set, ringrazio il gentile amico, la gentile amica. Il Gentile vieni via con me? Sì, oh. Oh. molto bene, non è, eh, guardate, solo il concetto di dire: Ah, ma sai, questa sera Pietro d'arte Investimenti ha presentato un set eh, di tutti i nomi che oggi vanno per la maggiore. E, e cosa Arte Investimenti vi fa vedere di questi personaggi qui? Perché. Sapete che, come sempre, nel mondo del contemporaneo, quando poi ci sono questi fenomeni, no? Te lo ricordi quando, ahimè, scomparve Oberten? Io mi ricordo, ero ancora a Brescia, e insomma, quell'azienda aveva una fornitura di opere di Bernardo Oberten di, di una certa importanza. Che fossero tutte belle? No. Come sempre ce n'erano no, quelle super e poi c'era tutta una serie di produzioni di tipo commerciale. Beh, amiche ed amici, io mi ricordo che per la settimana successiva al decesso di Uber Ten eh, noi abbiamo tirato fuori anche le gambe dei tavoli firmate da Uber Ten, che io non avrei mai comprato ma in nessun momento della sua carriera e abbiamo venduto tutto. Quindi cosa accade? Cade che nel momento in cui si crea un fenomeno che più che altro corrisponde, ahimè, alla scomparsa dell'autore o a un momento in cui vuoi per un catalogo nuovo, vuoi per una grande mostra nuova, riprende l'interesse nei confronti di un artista, si corre il rischio che di comprare qualsiasi cosa pur di salire sul carro dei vincitori. Questo non va bene, fidatevi, non va bene. Quindi qual è la differenza del set di questa sera di arte e investimenti? È che sì, parliamo di nomi che si possono definire attualmente mainstream, però noi di salvo non vi abbiamo fatto vedere una delle ultime cose che comunque va bene. Siamo andati a recuperare un quadro dell'85 di Franca Pisani abbiamo le tre opere attualmente più importanti e peraltro vi dico anche questo le ultime tre rimaste siamo andati a controllare a magazzino le ultime tre rimaste per quanto riguarda il catalogo della mostra di Castel dell'Ovo quindi tutto il resto è stato fulminato sono le ultime tre che potete mettervi in collezione su 27-28 dipinti l'Ottone Rosai L'abbiamo preso con una bibliografia grossa così, il De Chirico l'abbiamo preso del 30, quindi sì, nomi mainstream, ma che tipo di nomi? <ride> questa, questa è una cosa veramente molto, molto, molto importante. proprio di sì insomma da direttiva in li vogliamo sì assolutamente ma che scherzi eh, io vorrei ancora soleticare un attimino la vostra eh, attenzione eh, sulla, sulle opere della franca pisani non vi mollo un attimo ve lo dico non vi mollo un attimo e siete ancora guardate a alle 23 e 39 minuti, quindi veramente in super zona. Cesarini siete ancora in 3 o 4 sull'omaggio a Matilde Serao, al numero 19. Eh, ragazzi, ma vi ho forse detto che dovete pagarmelo immediatamente? Vi ho forse detto che se lo prenotate, poi siete obbligati a comprarlo. Guardate. Non riesco a capirvi, no, non vi sto seguendo un granché, eh? su, su queste opere di Franca Pisani devo essere molto sincero, ringrazio l'amico che ha colto il nostro invito al collezionismo andando a confermare quella, come la definiamo? Una scheggia, no? Sempre, ricorda un po' il formato delle schegge di pensiero di, di Mario Schifano ma la nostra clientela più importante la nostra clientela più affezionata i nostri clienti di più lunga data cioè ragazzi ma siamo seri? amiche ed amici siamo veramente vogliamo veramente metterci nelle condizioni di perdere le tre opere uniche rimaste da quel percorso espositivo? e allora vuol dire che da questa sera in poi il fatto che un quadro o un gruppo di quadri provenga da una mostra invece che semplicemente dal laboratorio dell'artista non fa più alcuna differenza. Devo, devo iniziarla a pensare così, fatemi capire. Perché allora vuol dire che effettivamente il mondo è cambiato. Come può? Domanda, eh? Domanda generale conoscitiva. Come può un collezionista che studia, che segue le mostre, che va nei musei, che è magari anche poco affine ad avere un contatto con le gallerie private, ma che dal punto di vista del following istituzionale di un artista c'è? legge gli articoli, che si documenta. Allora, come può quel profilo di cliente non acquistare, ma io magari mi spingo anche un po' troppo in là, non acquistare in blocco queste tre opere? Eh, signori miei, abbiamo già visto film di questo genere, qui. Abbiamo già visto l'escalation di premi vinti, di mostre nazionali e internazionali. Io ho già varie volte, permettetemi di usare questa espressione, predicato nel deserto. E guardate che mi rattrista il fatto, di, non tanto perché diciamo, ah, ma sai, ma ti dà fastidio il fatto che nessuno ti ascolti. No, guardate, questa è l'ultima delle cose che per chi fa il mio mestiere può rappresentare un fastidio, perché tanto poi arriva il momento in cui quello che dici, prendete Mambora ad esempio, arriva il momento in cui quello che dici si trasforma in realtà, quindi tutte quelle pseudo insoddisfazioni di quando predicavi nel deserto, da un punto di vista commerciale, spariscono. Perché senza che tu dica niente la gente compra i quadri in autonomia. È successo con Mambor, è successo con Oberten, è successo migliaia di volte nel corso della storia del commercio d'arte contemporanea. Ma mi rattrista veramente vedere ancora come ci sia una reticenza da parte... Eh, di uno zoccolo duro del pubblico televisivo italiano, dei collezionisti italiani, a comprendere i fenomeni mentre sono in svolgimento. Nonostante ci siano, su questo devo darvene atto, ci sono persone più serie, persone meno serie, ma le persone serie che secondo me voi sarete in grado assolutamente di riuscire a pesare, non vedo quale interesse abbiano nel darvi delle informazioni che poi sono inattendibili. Lo capite? E poi, signori, sono anni che vi parliamo di Franca Pisani, sono anni che vi parliamo di Franca Pisani, ma secondo voi un artista senza una struttura, senza un qualcosa da dire, senza una capacità evolutiva, durerebbe tutto questo tempo sul mercato nazionale ed internazionale? Io non vorrei, come dire. fare il presuntuoso e il saccente, Ma perdonatemi, Sotebis ha realizzato a Pietrasanta un'importante mostra con asta di beneficenza, coinvolgendo solo autori contemporanei. Sapete chi c'era accanto a Butero? Franca Bisani. Andate a riprendervi in mano il catalogo di quest'asta di beneficenza organizzata da Sotebis. Ah beh sì, poi sai, allora, è una realtà quella di Pietrasanta che io conosco molto bene, che io ho amato e continuo ad amare, ho passato lì gli anni della mia gioventù, ma ora non è che sia poi troppo vecchio, però diciamo gli anni della mia... Uh, baldanzosità professionale, io li ho passati a Pietrasanta, ho organizzato molte mostre, ho contatti con molti galleristi. Cioè, Pietrasanta è sicuramente una realtà importantissima, ma se tu oggi devi parlare, di... devi parlare di Pietrasanta, i due artisti più importanti sono Botero e Franca Pisani. Cioè, oh. Senza ombra di dubbio, non a caso sono stati i due main partner di questa... Esperienza benefica di Sotheby's a Pietrasanta, amici miei. Cioè questa è la, è la questione fondamentale, capisci? Poi, eh, come si dice a Livorno, le chiacchiere le porta via il vento e le biciclette livornesi. No, è bellissimo. Questa è bellissima. Beh, per Pisan, però. però sai che questo è un detto livornese. Sì, È Bellissimo. È una delle cose più belle che io abbia mai sentito nella saggezza popolare. Anche perché, fra l'altro, mi dice la, mia, la nostra Francesca che, insomma, su questo dipinto in particolare non ci sono dei nuovi amici dei possibili nuovi clienti ma ci sono quattro dei nostri clienti migliori migliori Estonici. sì C'è cioè, quelli che in casa di opere così non è che dici ah è la prima che mi metto in collezione quindi sai fammici ragionare un attimo di opere così che magari appartengono ad altri percorsi espositivi magari ne hanno già tre o quattro a me questo poi fa impazzire, questo, questo total black, questo lavorare su un segno, allora non sulla materia come la mostra al macro. Eh beh, qui ragazzi, cioè, la capacità tecnica credo che sia indiscutibile. Ma è bello vedere come, in un dipinto come questo, effettivamente, in un quadro come questo qui che stiamo guardando, la tendenza che è un passaggio. Molto importante, è stato messo in evidenza da Franco durante l'intervista uh, uh, a Franca, quella tendenza materica che era presente nei uh, dipinti della mostra al macro si assottiglia moltissimo, si assottiglia moltissimo lasciando spazio. Sì, 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 esatto, curata da Duccio Trombadori, uno così a caso. Si assottiglia a tal punto da lasciare più spazio, sicuramente molto più spazio, all'indagine cromatica, ma non scompare, guardatela, è come, è come una cresta. Eccola qui. C'è, esiste. Non voglio dire che sia sottomessa al colore perché non lo è, ma sicuramente ha una valenza diversa rispetto all'esplosione materica della mostra al macro. Sì, sì, ha, ha un'idea di quel genere lì. Il quadro è, il quadro è fantastico, poi dittico così. A me le, ecco, la composizione uh, in dittici o politici nelle opere d'arte contemporanea a me piace moltissimo. Perché vuol dire che la narrazione non si ferma ad un quadro, ma come in questo caso è una narrazione che è complementare, che ha bisogno della sua parte complementare per essere compresa. È come se fossero dei piccoli cicli, no? Peraltro, qui hai proprio la struttura di questo volto eh, quasi modiglianesco, no? Con eh, questi capelli che sembrano sormontati da questo fazzoletto, anche qui, in una versione effettivamente molto vicina al popolare. Sì, 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 sì senza ombra di dubbio, ma che poi è. L'obiettivo fondamentale che vuole raggiungere Franca. Vabbè, ah ovviamente. Francia, se c'è bisogno di parlare di altro, dimmelo pure, eh. che siamo proprio negli ultimi otto minuti. Sì. Guarda, ci ripassiamo un attimo perché sono due quadri che a me piacciono moltissimo e per dare. Anche una risposta no, a quello che ti chiedeva giustamente il, il, nostro, il nostro amico. Ecco, guardi, molto spesso è vero, opere diciamo più antiche dovrebbero avere costi maggiori rispetto a quelle più recenti. Però molto spesso sa cosa entra in gioco? Quello a quanto, lo, a quanto ti viene affidato. Ci possono essere committenti diversi, noi abbiamo fatto in modo poi di incorniciarli in maniera non, non totalmente uguale ma simile, ma la provenienza è diversa, cioè gli affidatari del consignment sono due, due collezionisti diversi. E quindi molto spesso questa disparità di prezzo su quello che comunque ha ragionissima pienamente ragione, è uno dei, diciamo, degli algoritmi fondamentali del mercato dell'arte, antica e contemporanea, questo è trasversale, che chiaramente prevede come che opere più antiche abbiano un costo diverso, sicuramente maggiore rispetto a quella che è la produzione più recente. In questo caso il piccolo bug è spiegato appunto da quello che gli ho detto. Sono due cose molto, molto molto interessanti due quadri veri, due quadri importanti di Armodio con una tensione lirica che anche qui insomma bella, bella soda, eh? bella spessa e che sono stranamente ancora disponibili. Peraltro anche qui come abbiamo detto Armodio è sotto la super lente di ingrandimento galleristi, mercanti, responsabili di museo, responsabili di case d'aste, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, uno dei grandi nomi di questo momento ve lo siete perso, ve lo siete già fatto soffiare sotto il naso, che appunto era quel pazzesco quadro di salvo dell'85. Signori, ditemi voi se poi vogliamo continuare, volete continuare a come dire, in un certo senso sperperare queste chance. Eh. Fatemi sapere, io sono qui, il fine professionale è quello di darvi l'opportunità di mettere in casa, in raccolta, quelle che sono le opere più intelligenti, più significative, più remunerative anche da un punto di vista di futuribile. Poi però le cose possono essere ascoltate come anche no. La scelta, come sapete, è sempre la vostra. Però il fatto sta che qui, insomma, andare, non intervenire su due cose del genere, bah, bah, bah. Anche perché, come vi ho detto, voi che avete la tenacia <ride> di di ascoltarmi, di seguirmi la pazienza di ascoltarmi e di seguirmi avete una sorta di corsia preferenziale rispetto a tutti quelli che poi sono i nostri clienti che si rivolgono come dire alla nostra caratteristica on demand quindi mettete a frutto questa priority no? come quando tu vai a fare gli imbarchi esatto mettete a frutto questa priority che non fa assolutamente male no ma guarda lì cioè, poi allora, dobbiamo effettivamente notare che da un punto di vista tecnico Armodio veramente, è veramente molto spesso, veramente molto molto spesso. Cioè, lo vedi proprio da questi piccoli particolari che sei andato ad identificare, che comunque rimangono eh, estremamente ben paradigmatici rispetto a quello che è il valore e l'importanza tecnica eh, di un artista. E poi insomma, giustamente eh, viene riconosciuto come uno dei personaggi fondamentali in questo momento vorrei eh, chiudere cara la mia Francesca eh, su eh, questo gioiello assoluto e qui possiamo dirlo questo gioiello assoluto di De Giorgio De Chirico che questa sera insomma come dire ha affascinato una buona fetta del, del nostro pubblico interessando non poco mm? poi vediamo un attimino come aggiustarci vediamo un attimino che cosa fare però ecco questa è secondo me una di quelle cose che non dovete assolutamente far passare io sono praticamente arrivato in fondo a quella che è la nostra serata vorrei ringraziare ancora una volta tutte le amiche e tutti gli amici che anche questa sera hanno avuto la pazienza di sopportarmi, di ascoltarmi, di reggermi. So che lo avete fatto fondamentalmente perché al, al centralino c'era Francesca, altrimenti non mi avreste neanche minimamente considerato. Eh, vedi, 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 vedi. Eh. Guarda, la componente femminile a lunedì sera, soprattutto siccome noi come azienda siamo molto fortunati. Abbiamo tutte delle bellissime donne in ufficio, al centralino, quindi da questo punto di vista siamo molto fortunati. Vedi come ha cambiato la situazione? Eh? Né io né Diego al centralino facciamo questo effetto? No, no, dai, con calma, no? non fare quel no così definitivo, fammi almeno sperare. Sì, moltissime. Allora, amiche ed amici, io devo ancora una volta ringraziare tutte voi e tutti voi per la pazienza, la fiducia e la voglia con cui anche questa sera avete seguito la nostra diretta. E come sempre, tutto questo non sarebbe stato possibile se non grazie a voi e grazie al mio staff. Quindi, grazie ancora una volta a Carmelo, al piccolo milanista e alla nostra splendida Francesca. Grazie, grazie a grazie. tutti voi. Buonanotte, amiche ed amici. Da parte di questo povero sventurato uomo per questa sera è tutto, ci rivediamo, occhio sabato, ma come vi ho detto mi raccomando, perché da venerdì ci sarà un fine settimana da paura, da paura con delle cose pazzesche che riguarderanno il contemporaneo e l'antico, senza esclusione di colpi. Io ci sarò sabato, quindi vi terrò compagnia con queste follie sabato pomeriggio dalle 14 alle 16.30 e vi accompagnerò a scoprire delle cose veramente, veramente particolari. E lunedì mi ritroverete con l'arte moderna e contemporanea, ancora una volta a darvi fastidio. Veramente da parte mia è tutto. Ancora grazie. Buonanotte. Au revoir.